Buonasera, buonasera Modena, buonasera Radio FSC, buonasera amici, buonasera Giulia, buonasera, buonasera Davide, buonasera a tutti insomma. La seconda sera di questo Modena Smart Life. Siamo a Spazio F e io inizio già malissimo perché dimentico la mascherina, quindi dovrò per un attimo abbassarmi le cuffie che mi allontaneranno dall'accompagnamento musicale. Brava, brava, perfetto. E ringrazio la regia di essere stata attenta a ricordarmelo. C'era del dolo, secondo te? C'era del dolo dietro? C'era del dolo, regia. Io ho ancora buona fede in lei, Dicevamo, seconda sera di questo Modena Smart Life, Festival della Cultura Digitale che coinvolge tutta Modena. Yes. Come sta andando? Vi chiedo. Sta andando bene, c'è tanta gente. Una bella cosa. È sono vero, contenta. È vero. Davide. Tanta gente, tanti ospiti particolari. Particolari. Nonno smart. Dettagli, il microfono esperto, dorme. Siamo proprio top. Benissimo. Vi vogliamo bene. Il microfono è spento, la mascherina è giù. Si vede che siamo un pochettino provati, ma contenti e felici di stare qui a Spazio F. Siamo felici, continuiamo il nostro percorso. Esattamente, a raccontarvi in video, ma anche con la voce, con il suono, questo Modena Smart Life che dura 3 giorni. Possiamo dire che 2 sono quasi passati, perché noi staremo qui fino alle 2 di stasera. Io mi confondo sempre, non so mai se dire stasera o stanotte. O stamattina. Brava Giulia, stamattina, a vostra interpretazione. E domani ci saremo sempre qui. Non dormiamo. O dormiamo qui. Dormiamo qui. Dalle 10 a mezzanotte. Ma voi avete sentito? Questo però era bellissimo. È Sofia che, pur di garantire una regia stabile, apre una lattina di energetica. Energetica. Grande Sofia. Grazie. Bene, quindi io mi sento carica, nonostante la mascherina giù, nonostante il microfono non spento, la lattina, i primi segnali di una stanchezza però felice. Positiva. Stanchezza positiva. Noi siamo qui e continuiamo e vi porteremo compagnia per circa un'ora. Al prime time, come dice il nostro direttore fissato. Dovevamo dirlo così, niente, lui voleva questo. Lo dovevamo dire così. Al quale mandiamo un grande saluto, perché adesso in Fondazione San Carlo, in chiesa, sta avvenendo l'intervista da parte del nostro del direttore della radio FSC, Matteo Cappa, a Don Erio Castellucci, vescovo di Modena e Nonantola. Dato che siamo in vena di saluti, ringrazio chi ci ha preceduto, Crystal Russo con il suo programma TCR, che ci aggiorna sempre con le notizie del giorno, sì. E adesso portiamo le nostre di notizie, che saranno sicuramente meno, puntuali, perché siamo nella pre-area chill. Pre-area chill. E cioè quel momento in cui vi porteremo compagnia in maniera soft durante la vostra ora di cena. Esatto. In maniera soft, però parlando di cose anche, insomma, un po' belle, no? Assolutamente sì. Insomma, perché non è che possiamo già dormire, noi vorremmo, giusto, però no, giusto, non possiamo. In maniera dormire. Leggera, ma non superficiale, esatto. Come citava qualcuno. Beh, allora, come sta andando? Tutto bene, ma cosa? Il Modena Smart Life. E cos'è? Festival della Cultura Digitale. Ecco, ora, tutti siamo bravi a dire Festival della Cultura Digitale. Non dico poi che tutti siamo meno bravi a usarlo, perché mi rendo conto che sono in realtà l'unica. No, non l'unica, ci sono anch'io nella lista, tranquilla. Grazie. Quindi siamo proprio tra i rappresentanti peggiori. Che potevano scegliere. Peggiori. Ecco, al prime time, 3 persone che utilizzano a malapena il computer, bene, andiamo benissimo. Bello che hai usato la parola rappresentanti, ma in realtà ci siamo autoeletti. Esattamente, bello, quindi siamo autorappresentanti. Autorappresentanti, la democrazia. Grande Sofia, applauso con le mani, perché sennò poi faccio troppo rumore. Facciamo l'applauso dei sordomuti. Sì, esatto, ok. Ok. Sì, perché non sono molto in grado, ma in realtà io so di poterlo fare, cioè
dentro Alessandra Esposito un po' di potenzialità c'è, solo che non, è la voglia che non riesco ancora a rompere quel muro di dire va bene, adesso mi metto e cerco di capire realmente come funziona un computer, per esempio. Mm. Che poi, cosa sensazionale, poco prima di noi c'è stato Nonno Smart, un programma bellissimo. Assolutamente sì, condotto da Pietro Minciotti. E dal nonno Ovidio, che sì, pur non utilizzando nessun computer, anzi lui ci ha provato addirittura, un amico l'ha quasi minacciato, tra virgolette, prendiamo questo termine con le pinze, eppure non utilizzando né tablet né dispositivi elettronici, insomma connessi a una rete, sì, era informatissimo. Abbiamo fatto il quiz, assolutamente, promosso a pieni voti, oserei dire, ha sbagliato solo una domanda e non sappiamo come ha fatto. No, bravissimo, è più bravo di noi, quindi doveva esserci lui qua. Doveva non esserci noi. No. Nonno Ovidio, se sei in piazza al Duomo ti aspettiamo qui a Spazio F, Radio Spazio C, a condurre Prime Time. Perfetto Davide, sei stato perfetto. E cosa dire? Io ho espresso questa mia posizione e mi sono sbilanciata. Voi vi vedo un po' più timidi, non nel parlare, ma nello sbilanciarvi, perché avete paura che poi usciti da qua uno dica, vedi, 21 anni, perché io ho 21 anni. Io sono un po' più vecchia, ne ho 25. È la cosa più grave. Io c'ho 19. E quindi siamo, non so chi sta messo peggio. Vabbè, io un po' di tempo in più, c'è un annetto, cioè dai, c'ho, voi c'ho dovete un po' di sapere margine. Che alla regia stanno mangiando biscotti che non ci offrono. Eccoli grazie, qua, bravi. Grazie alla regia, il braccio di Gaia con i biscottini. Spero che voi da casa stiate mangiando anche voi il dolcetto, perché sarebbe una cosa romanticissima. Mangiamo insieme. Mangiarlo insieme, ma dato che io già ho fatto una figuraccia con la mascherina all'inizio, non la basterò per evitare disastri. Disagi. Se volete mando disagi un video, così io poi spariscono i biscotti. Dopo so. Non svegliamo i nostri segreti. Non svegliamo assolutamente, esatto, non diciamo i nostri segreti. Quindi dicevamo, rapporto della tecnologia tra i giovani e i meno giovani. Perché alla fine c'è, quando uno pensa alla nostra gioventù, cioè la nostra generazione, cioè pensa subito computer, tablet, cioè il passo è breve. Cioè alla fine ragazzi, oggi a 4 anni, 5 anni si utilizza il tablet come minimo, si gioca al computer. Anche prima. Anche prima. Noi una volta, cioè io mi ricordo quando ero piccolo io, c'è la PlayStation, già era una cosa abbastanza estrema. E io non sono proprio, cioè 2002, cioè dai. Ma sì, cioè io nel senso, io sono nata nel 96, sento la vecchiaia sulle spalle, però nel senso io quando ero bambina, addirittura non c'erano ancora i DVD, avevo ancora le VHS, nel senso il primo computer che ho visto in casa era di mio papà, era di quelli fissi, e funzionava giusto l'email, e quando funzionava l'email e internet non funzionava il telefono e viceversa. Multifunzionale, insomma. Se arrivava una chiamata al telefono, siccome era la linea telefonica, sì, il modem del computer, esatto, si fermava. Sì, è vero. Io ricordo, anche io racconterò brevemente un episodio di quando ero piccola. E, nel mio paese ci fu una grande nevicata e quindi non si poteva uscire. Rimanemmo chiusi in casa per circa 3 giorni e lì scoprì per la prima volta l'esistenza del computer. Ora, l'esistenza, la magia nera, cioè, del computer c'è, esiste, poi il suo c'è funzionamento è un altro discorso. Bravissima, questo volevo dire, bravissima. Però io l'ho accesi, non è vero papà, l'ho accese, allora cliccai sul primo gioco che al tempo appariva sullo schermo, che avrò già il nominato flipper. Il primo, no, Prato Fiorito, bravissima. Vabbè, i due grandi classici, insomma, no? Sì, Prato Fiorito. Quindi ho iniziato a giocare a quello e poi ad un gioco di cucina che non ricordo il nome, però dovevo soltanto mettere, dalla regia suggeriscono ed è proprio quello, dovevo solo mettere la crema sulle torte. Impegnativo. Bellissimo. Solo quello. No, io mi ricordo che c'era anche il solitario nei computer. Brava, sì, il solitario però mi metteva una tristezza. E il più bello era pinball, comunque. Pinball, esatto. Che era il flipper, però si chiamava pinball. Non conosco. Si vede quando sono specializzati in questi argomenti, infatti, neanche il nome è giusto, giovane, ricordo. Sei troppo giovane. Ah, beh, mi ricordo. È incredibile come bastino 4 anni.
È sì. vero, è vero, ci portiamo 4 sì. anni eppure uno non sa cos'è il più. Due generazioni completamente diverse. Ma anche perché io sono poi nel mezzo tra i millennial e la generazione esatto. Z, sono un po' quel limbo dove non so in quale mi ritrovo meglio. Sì. E invece voi direi siete proprio all'interno della generazione Z totalmente. Totalmente. Forse Alessandra anche, in realtà generazione Z non è, però lei fa finta. È troppo borderline. No, non ma io mi definisco soltanto il secondo binario su questo mondo, per cui c'è tecnologia e carta. Ecco, io sto proprio pensavo, sul secondo binario. Pensavo tecnologia e Alessandra. No, io sono Alessandra, ok, bello. E quindi è un rapporto che io penso di essere l'unica, invece vedo che no, ci siamo sì, tutti un po'. Adesso, poi nel senso ovviamente sono cose che più fai pratica, più sì. riesci a usarle, a utilizzarle. Poi è chiaro, cioè, io non ho fatto ingegneria, quindi purtroppo non ho insomma questo studio né dei computer. Né c'erano dei, avuto, dei, non hai sentito il bisogno, l'esigenza di avvicinarti no. al computer? Non cioè, così tanto. Al di là di un'email magari, di Prato Fiorito. Bravo, dai, hai toccato... di Pietro. Hai toccato... Scusate, volevo fare questa battuta tristissima. I San Pietrini Fioriti. Hey. I piccoli pietrini. Fine. Vabbè. E hai toccato un tasto... hai toccato un tasto giustissimo. Senti il bisogno, la necessità. Perché se ci fate caso, e qui rientriamo proprio in pieno nel Modena Smart Life, tutto ciò che è tecnologico, il digitale in generale, si sta sempre più usando, facciamo sempre più ricorso, quando ne abbiamo bisogno. Sì. È inutile nominare il periodo della pandemia che ha dato un grandissimo favoreggiamento certo. a questa ondata tecnologica e quindi è il bisogno che porta l'uomo in generale ad avvicinarsi alla tecnologia, perché è un mondo ormai che vuole la tecnologia. Sì, ma guarda, per me l'esempio lampante è l'utilizzo del GPS. Cioè io penso, tipo, sì. i miei genitori, mi ricordo quando ero bambina, che ancora cioè, c'erano i cellulari quelli che mandavano messaggi e ricevevano chiamate, i Nokia, no, nei classici, e io mi ricordo che in macchina avevamo gli Atlanti, insomma, gli stradari, no? Sì. Quindi quelli con le strade, ah, si va di qua, si va di là, no? Invece cioè, io sì. non riesco ad andare da nessuna le piantine, parte. Certo. Non riesco ad andare da nessuna parte io senza il GPS. Invece senza adesso i ragazzi di adesso non sanno leggere una cartina. Quasi mai. Io non mi sanno domandare, cioè non sappiamo domandare. Io mi ricordo che alle medie mi fecero fare l'orienteering. Tipo... Sì, anche a me. Cos'è l'orienteering? Questo mi manca. Cos'è l'orienteering? Non me lo chiedere perché l'ho fatto ma non te lo so spiegare. Una sorta vai, di caccia al tesoro. A noi l'hanno fatto fare qua sugli Appennini modenesi. Si portava la classe, le classi si dividevano in gruppetti di due o tre e si diceva ok devi andare andate, dal punto A liberi. Al punto B, dal punto B al punto C, devi recuperare questi indizi per esatto. poi tornare al punto A e esatto. dirci tutti gli indizi. Posso però spezzare una lancia a sfavore del GPS, cioè del GPS, del navigatore ormai che si mette lì sul parabrezza. Ti dice un chilometro prima quando sì, svoltare. E non te lo dice quando è il momento. E non te lo dice quando è il momento. Cioè, la svolta è tra un chilometro e lui in quel punto lì, cioè un chilometro prima, ti dice svolta a destra. E proprio in quel momento incomincia il percorso di ansia, e quando devo effettivamente esatto, girare. Vediamo. Esatto. E lì si tratta di come si usa la tecnologia. Esatto. Vabbè, da una tecnica della perché... regia me lo aspetto. È giusto, ci non sta. Ho mai avuto questi problemi. Ma stiamo parlando infatti tra di noi, Sofi. Tra noi ignoranti, diciamo. Tra ignoranti ci capiamo benissimo. Beh, io devo difendere la tecnologia. E fai benissimo, fai benissimo. Altrimenti è circondata da cavi, poi tra l'altro che deve no, fare. Ma assolutamente, cioè io sono assolutamente pro a tutto. L'unica cosa che mi dispiace è che spesso, ultimamente, ci sono alcuni lati negativi che sta portando la tecnologia. Penso ai tanti siti di e-commerce, che chiaramente durante la pandemia sono diventati importantissimi perché non potevi andare da nessuna parte, quindi ti facevi portare le cose da Amazon o da altri, insomma. E quindi i negozi fisici tendono a chiudere. Ultimo esempio, i Disney Store in Italia, tutti chiusi, sì. tutti. Da sì, prima è vero. Mm. È vero. Però porta anche tanta comodità, è innegabile. Sì. E alla comodità noi avete capito? Subito. evito di dirlo. Non so,
Dai Sofì, rimproverami in diretta. Ricordiamo che hai fatto dizione. Lo sapevo che lo doveva dizione. Dire. Lo sapevo che dizione. Lo doveva dire. Ma ci sono il karma di ieri sera del povero capo del nostro direttore sta tornando ancora una volta. Ancora una volta. Ho ancora problemi con le Z, perché qua in Emilia Romagna è un disastro. Io no, vabbè, tu hai problemi solo con le Z, io con tutte le lettere dell'alfabeto, quindi non è che possiamo dire niente. No, di questa cosa della Z, perché è una curiosità che quando io l'ho espressa tempo fa, mi è stata presa come una super in dizione, quando io ho fatto lezione, a proposito, perché poi trovo tutte le parole con le Z, mi hanno detto che in realtà è molto più difficile modificare le consonanti del proprio parlato rispetto alle vocali, perché esatto, le vocali devi aprirle o chiuderle, invece le consonanti devi dirle proprio bene, no? Perché esistono due tipi di Z. Allora, qui rientra il corso di fonetica che ho fatto all'università, perché ho fatto anche fonetica, e ho fatto linguistica 1 e 2, e la professoressa Favilla di Unimore ci insegnò che appunto ci sono le S e le Z che hanno due modi di essere pronunciate, il modo sonoro e il modo invece non sonoro. Vabbè, di resto è ripreso probabilmente dalla fonetica greca, cioè le medie, le sorde e le sonore. Cioè, esatto. Dai, giusto? Quindi sorde io qui sonore. Mi sento a disagio. Quindi sorde e sonore. Allora, quindi la Z abbiamo carrozza, dove sì, la Z è formata, diciamo, in fonetica proprio formata da ts, detto veloce insieme. Sì, sì. E invece zaino è formata da tz. D più Z. Esatto, quindi come in greco del resto. Stessa cosa le S. Delta più Z e T più tau più Z. Esattamente. Sempre. E le S è uguale, quindi rosa, tipo in Italia diciamo tutti rosa in modo diverso. Qua al nord diciamo rosa, z, quindi in modo sonoro. Sibilante. E invece al sud è più tipico. Ecco. Esatto, è più tipico dire rosa, giusto? Sì. Dico sì, bene? Sì, sì, sì. Magari noi mettiamo qualche S di troppo, probabilmente, però. E fu così che Alessandra, da maestra di dizione, diventa si è ritrovata ad allieva. Esatto, però io questa cosa... O cosa, si può dire tutte e due, dipende da dove vieni. Siamo nell'Emilia, diciamo dice cosa. Cosa. Diciamo no, cosa diciamo, con la Z. Diciamo cose qua. Diciamo cosa con la Z. Io questa cosa della Z... Questa cosa? L'avevo già detta. Sì? L'avevo già detta. No, tu l'hai girata più sulla filosofia, però. Cosa? Devo dire che tu l'hai girata più sulla filosofia, mentre abbiamo avuto la nostra Giulia. Vabbè, ma lei è tecnica. Che ce l'ha girata proprio tecnica. Esatto. Cioè. Lei è puntuale e precisa. Io avevo spiegato il concetto, come a dire, io so che cosa vuol dire, te lo spiego a modo mio. Sì, soprattutto vabbè, Giulia non dice, si dice così, se non dici così sei una brutta persona. Ma mi devi mettere in cattiva luce davanti a miliardi ci sono di spettatori. Gli episodi registrati. E pensa anche a quelli che guarderanno la registrazione quando sarà su YouTube, quindi c'è... Potrebbero essere decine di miliardi. Bene, esattamente, perché noi stiamo andando da Spazio F in diretta streaming su YouTube, siamo Radio FSC, ci continuiamo a presentare nella speranza che qualcuno ci ascolti dall'alto. Dall'alto, dall'alto cioè, non troppo, cioè alto, accettabile. Sono Alessandra e sono in compagnia di due fantastici ragazzi. No, troppi buoni, come dice che troppi cosa? Buoni. Troppi buoni, troppi buoni. Davide e Giulia. Perfetto, siamo perfetti. Bene, quindi abbiamo snocciolato questo tema della tecnologia. No, in realtà siamo partiti parlando della tecnologia. E siamo finiti sulla fonetica. A parlare di questa Z. È bella di cosa. Z. Questo è Radio FSC. Benissimo. Non sappiamo tenere un discorso, questa è Radio FSC. Però possiamo... non buttiamoci così. Esatto, giù, però possiamo racchiudere tutto questo che abbiamo detto in una parola. Comunicazione. Vero. No? Non trovi? Certo, perché ma quanto è cambiata la comunicazione tra i giovani? Esatto. Perché secondo me, scusa che ti interrompo, no, quello che... Cioè, noi facciamo l'errore nel definire la nostra generazione, no? Attaccata sì, insomma, ai dispositivi elettronici come i tablet, i computer. Facciamo l'errore tra sapere utilizzare il computer, che ne so, fogli Excel, queste cose qui, cioè roba tecnica, e alla fine utilizzare i social, perché noi diciamo che magari più che essere attaccati appunto ai computer, insomma materiali tecnici, siamo più collegati
ai social. E quindi utilizziamo tablet, smartphone e tutto quello che avviene. I tablet e gli smartphone sono anche più semplici da un certo punto di vista da usare, sono più immediati, intuitivi, esatto. È vero. Quindi, cioè, di per sé io magari mi ritrovo a spiegare ai miei genitori, tipo, questa cosa si fa così e così sugli smartphone, poi mi chiedono, ma scusa, ho il computer in errore, cosa devo fare? Spegni e riaccendi. Sappiamo accendere? Non lo so. Spegni e riaccendi, stacca la spina, che proprio non funziona. Spegni e riaccendi o scuotilo. Sì, sì, quella è un'ottima tecnica, provateci a casa. Era tipico quando la TV non andava a battere la mano sulla TV. Bravo, o il telecomando. Sì. Ma Giovanni! Le sculacciate sul telecomando, bellissimo. Sì, se poggi adesso la mano sulla TV a schermo piatto, vola, arriva a Reggio Emilia e torna indietro, probabilmente. Adesso, infatti, quali sono i mezzi di comunicazione se ci pensiamo? TV, smartphone, sì. Computer. Cioè la TV ormai tipo in casa mia è anche quasi datata, nel senso si usa molto meno, la usiamo giusto per i DVD, così il telegiornale, però insomma. Ma anche tra di noi se ci pensiamo, sì. Cioè per i rapporti personali. Mm-mm. Alla fine anche i social hanno sviluppato la messaggistica, no? Tutte le potenzialità e più di quelle che ha una TV. Ma anche perché essendo in un mondo globalizzato magari ci ritroviamo con dei contatti all'estero, persone che normalmente non riusciremmo a sentire con i telefoni, effettivamente i messaggi, la messaggistica. Che poi anche in maniera molto più semplice, perché basta digitare un nome, per esempio, non posso citare, insomma, piattaforme digitali, social media, perché non si sa se possiamo citarli. Noi siamo corretti. Siamo più che corretti. Basta avere un nome e si può comunicare senza avere quel famoso numero che anche con le ragazze si faceva così, no? Avere il famoso numero. Esatto. Adesso basta una foto su Instagram col profilo aperto. Basta un nome. Basta il like tattico, basta Ecco, diciamo, se serve il like tattico, Esatto. Ma voi pensate che fino a 20 anni fa, no? Quando i cellulari effettivamente non erano ancora tantissimo. Era un macello. Esatto, cioè i nostri genitori si sono conosciuti in maniera completamente diversa. Casuale poi. Quindi, sì, ma per darsi un appuntamento era, ci vediamo, non lo so, martedì, nella prossima settimana. Quanti bidoni in queste frasi? Quanti bidoni in queste parole? Diciamolo, era un casino. Io immagino, no? Una persona che all'ultimo doveva rimandare un appuntamento, Dio mio, ma adesso come faccio? No, ma io andavi al telefono pubblico che c'era lì sparso nelle piazze. E chiamavi in quell'ipotetica casa che ipoteticamente dovevano rispondere, non si sa chi, no, magari la nonna. Le cabine telefoniche mi hanno salvata 1000 volte da questi tipi di problemi. Vabbè, ma tu sei un po' oppure più vecchietta. Andavi in casa di qualcuno e dicevi posso fare una telefonata. Ma quindi non sono d'arredo, io pensavo facessero parte del messaggio ormai, ragazzi. No, invece ancora con 20 centesimi fai una telefonata. Pensa, visto che ieri parlavamo di Harry Potter con Davide e Michela del pomeriggio, in Harry Potter c'è una cabina telefonica che funge da entrata al Ministero della Magia. Allora, non parliamo qua di Harry Potter perché io... Come magia nera ci basta il computer che è abbastanza misterioso, esatto. Di per sé come argomento, almeno per Confessalo, noi. Confessalo Ale, sei una delle poche che è della generazione del 2000 che non ha mai visto... Questa è una colpa. Io devo ammettere... Anche io, no, ma io ci provo. Io ogni anno, cioè in televisione ci sono sempre. Harry Potter 1, 2, 3, dovrebbe arrivare tutti a momenti quanti. Di solito arriva in questo periodo. Sì, a momenti, no? Aspettatelo su Express prossimamente. Però la cabina telefonica io è un cult, cioè anche Doctor Who la usano proprio come se fosse. Lo volevo dire, però quella lì non è una cabina telefonica, quella lì è della polizia, della tipo anni 50, esatto. No? Che erano delle cabine messe, siccome non c'erano i telefoni così comuni, allora c'erano le cabine della polizia nei quartieri e c'era il poliziotto dentro che poteva girare. Puntuale e precisa. Puntuale e precisa. No, è assolutamente. Beh, sì, e oltre alla TV, anche un po' alla radio. È cambiato. Sì. Cioè, lo sento un po' a cuore perché stiamo facendo. Giustamente, radio, ci mancherebbe. Anche un po' alla radio, lacrimuccia. Ma sta diventando un mezzo di comunicazione sempre più in via di estinzione. Mm-hmm. O meglio, lì dove c'è, e io penso ai tragitti lunghi in macchina quando si accende la radio. È molta musica e poche discussioni. E quelle discussioni che ci sono discussioni molto leggere. Le imitazioni. Imitazioni. I numeri telefonici, mandare messaggio alle persone, questo. Eh sì, sono argomenti che poco possono riflettere, argomenti un po' più importanti magari. Vero, assolutamente. E noi siamo qui però per ridare voce
alla radio. Noi siamo sovversivi. Esatto, perché ormai io in questi due giorni ho imparato questo periodo, questa perifrasi, e la dirò a vita. Perché le radio, le frequenze radio, sono l'unico segno che possiamo lasciare. La regia sta morendo. E quindi ogni volta che noi facciamo radio ci consegniamo all'universo. È bellissimo. La regia sta morendo. Sono tutte onde da prendere, ragazzi. Bravissima. Sono tutte, bam, sono tutte onde da cavalcare e da lanciare nello spazio. Bam. Questa è nuova. Questa è nuova. Giusto un pizzico di... Sabato 25 settembre. L'onde dello spazio. Altro, in questo esatto spazio, preciso spazio momento, cosa succede a proposito di onde radio? Sono 9.35, sabato sera. Ma perché mi fai domanda a cui non so rispondere? Cosa succede ad Ago stasera? Ad Ago, in questo momento. Eccomi, ci sono, ce l'ho. Quanti secondi ho? Ce l'ho. Ad Ago, Modena, Fabbriche Culturali, lunghissimo, c'è lo spettacolo Oikos con Maria Grazia Portera e Marco Marzaioli, un laboratorio performance, voce, suono... E cos'altro? E questo è tanto altro. È uno spettacolo che è proprio mette in traduce in parole e in suoni quello che sono i temi di Modena Smart Life, mm-hmm, e cioè l'ambiente, meglio gli ambienti, tema del Modena Smart Life, perché riflette su quanto l'uomo, ripetiamolo sempre, ospite su questa terra che noi chiamiamo Oikos, grande casa, mm-hmm, si stia comportando in realtà da padrone. Mm-hmm. E tutto dobbiamo agli ambienti, alle piante. Quindi seguite, 21.30, già è in scena lo spettacolo Oikos. E sulla stessa lunghezza d'onda c'è anche il dialogo tenuto dal vescovo dell'arcidiocesi di Modena e di Nonantola, appunto in chiesa San Carlo, dove si parla ancora una volta di ambienti. E mi riallaccio proprio a quello che ha detto Alessandra, di ambienti, e quindi nel considerare quella che è il mondo in cui viviamo, la natura che ci circonda, come la nostra casa. Infatti appunto il dialogo si chiama, sì, Frate Sole e Suora Luna. Perché? Perché si parla di giovani, si parla di quanto noi in realtà siamo molto sensibili alla tematica ambientale, alla tematica ecologica, perché ci sentiamo, ecco, in un certo senso... Coinvolti, ma sappiamo che responsabili, ma sappiamo anche che tanta della responsabilità ce l'hanno avuta i nostri genitori, la generazione precedente alla nostra, che purtroppo non è stata in grado di cogliere l'importanza appunto del problema. Non c'era la stessa sensibilità, magari. Esatto, ci troviamo in mano un'eredità difficile da maneggiare, con una serie di problematiche legate proprio al fatto che chi c'era prima di noi appunto non è stato in grado di cogliere la stessa importanza che noi diamo all'ambiente, perché in realtà noi giovani siamo molto legati all'ambiente, e il dialogo che appunto si sta tenendo in chiesa è effettivamente riflette su quanto è importante il concetto del rispetto, il rispetto per l'altro. E quindi penso agli ambienti sociali, penso agli ambienti digitali, e il rispetto per l'ambiente, e quindi penso all'ambiente ecologico. Sì, assolutamente, grazie Maria Antonietta dalla regia per questa memo importantissima. Ha ricordato l'intervista da parte di Matteo Cappa al vescovo di... Mamma mia, si sta connettendo anche Sofia Ieo, sbaglio? da parte di Matteo Cappa al vescovo di Castellucci di Modena e Nonantola. Bene. Stiamo andando bene, che ve ne pare? Stiamo andando bene, stiamo intrattenendo, speriamo che vi stiamo facendo compagnia, della buona compagnia. E allora continuiamo. Bene, allora, quanto mi piace ripetere la parola bene. Quando impari a pronunciarla sotto la dizione diventa tanta roba. C'è una certa soddisfazione. Tu dovresti starci mentre c'è qui Matteo Cappa. Questa volta lo metto io in mezzo. Dovremmo organizzare un incontro. Questa volta lo metto io in mezzo. Stavamo parlando, sì, la TV c'è, la radio, ma i giovani
hanno ancora bisogno di esprimersi. Lo fanno e lo... Il modo è importante. E stanno provando a farlo, stiamo, perché ci mettiamo anche noi, stiamo provando a farlo in modo diverso. Attraverso quella che potremmo definire una nuova forma di comunicazione, il podcasting. Mm-hmm. Scusate la pronuncia, podcasting. È giusto. Ho detto bene, giusto. Il podcast è un nuovo mezzo. Diciamo antagonista alla televisione, che include, oltre all'audio, insomma, la parola, include anche la visione, appunto. Eh sì. Dall'altra parte, sì, mentre la radio magari purtroppo per noi, purtroppo in generale, un pochino rimane oscurata, insomma, da tutte le piattaforme digitali che stanno andando in voga, specialmente in questo periodo, mm-hmm. nasce e si evolve e cresce il podcasting. Sì, è sicuramente... Che di fatto, scusa, è di fatto è solo parola, non c'è nessun video. E la cosa bella è che, oltre alla pubblicità che su tutte le piattaforme digitali e musicali viene fatta sotto il podcasting, i principali podcaster, cioè coloro che fanno i podcast, sì. sono dei giovani, mm-hmm. sono delle persone che non hanno mai fatto radio, non hanno fatto televisione, nulla di tutto questo. Assolutamente sì. Ed è bello questo che hai detto, perché hai evidenziato subito quelle che sono le differenze più evidenti rispetto ad una TV, rispetto anche ad una radio, perché quella nostra, per esempio, di stasera è anche una radio video. Una radio un po' evoluta, diciamo. Esatto. Non sentono solo le cuffie, ma non sentono solo la voce, ma anche ci vedono anche. Il podcast è un po' il porto sicuro di un giovane che vuole parlare mm-hmm. e che vuole esprimersi, ma lo vuole fare con protezione quasi. Bravo. Sì, senza avere la visione obbligatoriamente, ma... Esatto. Sì. Cioè, è bellissimo perché è come mettersi da solo su un palcoscenico, ma al buio. Sì. Io voglio parlare, voglio dire qualcosa e lo faccio parlando anche per magari un'ora o 5 minuti, ma pretendo che in quei 5 minuti tu, ascoltatore, mi stia sentendo e stia sentendo solo me. Mm-hmm. Cioè io in quel momento chiuso... Ritaglio il mio spazio personale. Bravissimo. Riservato al pubblico, tra l'altro. Esatto, chiuso nel mio angoletto della cameretta, perché magari ho litigato con il mio ragazzo, la mia ragazza, e a scuola non è andata bene, mi hanno bocciato ad un esame, qualsiasi cosa, io mi chiudo nella mia stanza, mi metto in un angoletto, però pretendo che l'ascoltatore mi veda come il protagonista. Sì. Ed è bellissimo questo. È un momento all'occhio di bue sul palco, esatto. teatrale, però solo a voce. Esatto, sì. Tuttavia c'è anche un'altra sfaccettatura di podcasting in generale, se ci pensiamo. È che per pubblicità, appunto, cioè casualmente, ci si ritrova spesso, almeno io mi sono trovato spesso, in podcast di educazione. Sì. Perché diciamo, cioè, ci sono argomenti al giorno d'oggi, soprattutto al giorno d'oggi, oggi più che ieri, che sono difficili, è difficile farsi avanti a volte, è difficile proporre anche ai propri genitori magari, assolutamente, sono veramente sì. delicati. Sì, è verissimo. Forse siamo riusciti, e non dico al 100% perché non ci si raggiunge mai il 100%, però siamo riusciti a trovare una via di fuga per quegli argomenti che dobbiamo sapere, dobbiamo informarci, però... evitando quel confronto diretto. Yeah. Sì, infatti era quello che volevo dire, cioè mi era venuto in mente prima parlando anche dei giovani, delle nuove tecnologie, eccetera, che i giovani d'oggi, soprattutto la generazione Z, quindi tecnicamente voi, io sono in mezzo, un po' più vecchiotta, però quello che apprezzo tantissimo è che cercano di esprimersi molto di più rispetto alle generazioni precedenti e non hanno paura di mostrare chi sono o sembrano comunque molto più volenterosi ad accettare tutto e
infatti negli ultimi anni si è iniziato a parlare molto di più di orientamento sessuale, di identità, esatto, di genere, comunque di tante cose che prima erano lasciate da parte perché c'era uno standard nella società e bisognava entrare in quello standard, e quello era. E invece adesso mi piace molto che ci sia, insomma, questo, insomma, questo sono scambio. Dei contenuti pubblicizzati e disponibili online senza chiedere niente, questo era il concetto. E pensate che è nato da poco, cioè il primo podcast risale, se non sbaglio, al 2003 o 2001, ma comunque nel 2000, dal 2000 in poi, eppure sta viaggiando, sta facendo, sta raccogliendo sempre più persone, e io sto dicendo più volte giovani, ma in realtà no, sta convogliando una larga fetta di chi ha bisogno di esprimersi, e non sono solo i giovani, certo. Maria Antonietta prima diceva le generazioni precedenti, a me piace dire, ci hanno un po' lasciato le briciole, però noi ci siamo e lo facciamo sentire attraverso il podcast, ed è bello perché stiamo mostrando la volontà di farlo attraverso forme nuove. Sì, è anche bello perché proprio perché adesso abbiamo dei social quasi solo visivi, nel senso che deve essere la foto, deve essere il video, cioè tutto immediato, così il podcast non solo non è visivo ma è anche più lungo, cioè non è quell'immediatezza del video di 3 minuti o video di 1 minuto, video di 15 secondi, fotografia, album, veloce, è una cosa lunga che uno può ascoltare per tanto tempo e immergersi con la persona che lo sta quindi, facendo. Quindi secondo te l'inclusione visiva, cioè, non è un aspetto positivo? No, può essere positivo però in altri ambiti, cioè è positivo che il podcast vada avanti pur non avendo questa immersione visiva che normalmente gli altri social hanno. Quindi è bello, cioè è una cosa diversa, è interessante. Sì, è una cosa diversa, hai detto bene Giulia. È, certo, di per sé ha il lato buono e cattivo della stessa medaglia, nel senso gesticolando, già vedendo solo noi, si comunica molto. Certo. E perdendo l'immagine perdo il cosiddetto linguaggio non verbale. Esatto, mettete voi la percentuale in base a quanto date importanza, però una grande fetta la perdo, e soprattutto la fetta più sincera, perché io a parole posso essere brava a dire ciò che non penso realmente, il gesto, a meno che non lo faccio di professione, quale un attore, è difficile nasconderlo. Se io è abbastanza naturale in questo senso. Esatto, è naturale, esatto. Però benissimo. Se pensi, cioè in generale comunque noi tentiamo sempre di avere almeno il parlato come supporto, se pensi alla messaggistica, quando mandi un messaggio vocale, perché magari vuoi esprimere delle sensazioni che hai avuto invece che scriverle semplicemente come messaggio scritto. Sì. Quindi è vero, non abbiamo il visivo, quindi ci manca il supporto visivo che ci fa vedere magari un gesto, un movimento, lo sguardo, eccetera, però comunque il vocale ti esprime tantissimo. Sì. Io ho studiato doppiaggio cinematografico qualche anno fa e mi ricordo la prima lezione che mi fecero fu quella di farmi sentire solo, senza vedere il video, una voce che parlava e diceva una frase, e mi chiesero cosa senti, e io dissi, la persona sta sorridendo, perché se io dico una cosa mentre sorrido, si tu lo sente. Quindi in realtà la voce comunque, chiaramente non come il video, però riesce a dare tantissimo, ovviamente. È la forza della parola, la forza del suono. Sì. Regia, vedo appropinquarsi la mascherina, non posso dire la bocca, al microfono. Ma quindi possiamo dire un po' che la radio è l'antenata del podcast o no? Beh, bellissima, certo, domanda. Sì. Ringraziamo Maria Antonietta dalla regia che ci pone questa domanda. Voi che dite? Secondo me sì, per forza. Sì. Alla fine è l'evoluzione anche naturale, se vogliamo, perché segue e cavalca l'onda tecnologica. Anche perché non è il caso della nostra radio, della vostra radio, di questa radio, perché a voi nostra, avete... nostra, certo. Noi abbiamo la registrazione su YouTube, che poi può essere fruibile a tutti, siamo d'accordo, però se si pensa alle prime radio, era un buona la prima, via si va, non si ascolta quasi mai più, a meno che non fossero programmi importantissimi, non venivano registrati. Assolutamente sì. Però secondo me la cosa positiva del podcast è che è più arrivabile. Nel senso,
per chi ha bisogno di esprimersi è molto più facile produrre un podcast che produrre qualsiasi altra cosa. Certo, sì. Ma è vero. La cosa bella, secondo me, è che uno, cioè, varrebbe la pena soffermarsi sul podcast o comunque sul materiale solo audio e non visivo, è che la differenza tra la televisione, insomma, il materiale visivo e quello che non è visivo, mm-hmm. è che piattaforme digitali a parte, che non possiamo citare, è possibile ascoltare un contenuto, avere un contenuto semplicemente dalle proprie cuffiette, in totale privacy. Esatto, bellissimo, perché io mi immagino il protagonista che in realtà è chiuso dentro la stanzetta, o magari no, o magari la televisione è con questo non è possibile, si vede sempre in compagnia e comunque c'è l'audio. E io me lo immagino così, che vuole però essere protagonista, e io, altrettanto molto fermo, riflessivo su me stesso, che me lo ascolto e lo ricevo anche io da protagonista. Cioè dentro di me mi arriva la sua forza, mm-hmm. e di conseguenza anche io divento in quel momento il protagonista dell'ascolto. Assolutamente. In questo momento, per esempio, faccio questo rapido... è una cavolata, viaggio. Anche questa no. è una grande Excursus. Cavolata. Ho queste cuffie e io mi sento, mi inquieta tantissimo perché penso, come a tutti, sentire la nostra voce mette un po' a disagio. Però in questo momento anche noi vogliamo essere i protagonisti. Cioè noi stiamo dicendo adesso ai nostri radioascoltatori, che salutiamo calorosamente, sentiteci, stiamo noi qui e vogliamo la vostra attenzione. Perché vogliamo trasmettervi un po' di Giulia, un po' di Alessandra e un po' di Davide. È bello, questo è bello. Ecco perché è bello il potere e la forza delle parole e del suono. Sì. Io penso che un altro valore aggiunto che abbia il podcast è legato al fatto che è un prodotto sempre fruibile. Parliamo di prodotti perché chiaramente il podcast è un prodotto. Certo. Cioè, viviamo nell'epoca del consumismo dove tutto ormai è prodotto, anche la cultura è un prodotto, ma a differenza della radio, che fino a pochi anni fa, quando appunto non era possibile neppure la radiotelevisione, ormai tutte le piattaforme radio principali appunto prevedono anche un canale visivo. Sì. Ma il problema della radio è questo: non hai una puntata salvata, non puoi esatto. andare a riascoltare. Quindi da una parte abbiamo un tipo di comunicazione che sì non verbale, cioè che sì non appunto che non implica l'aspetto visivo, ma che è effimera. La radio è effimera perché non puoi salvare nulla, invece il podcast resta lì. Sì. Ce l'hai, lo puoi salvare tra i tuoi contenuti. E puoi andarlo ad ascoltare quando vuoi, e secondo me è proprio questo il vero valore aggiunto. Sì, nel senso, come dicevo prima, a parte magari i programmi più importanti alla radio, mi viene da pensare a quando, non so, la regina d'Inghilterra o il re d'Inghilterra dovevano parlare alla radio, magari sì. quelli venivano registrati per magari gli annali, sì, eccetera. Però a parte quei piccoli interventi, re e regina. Esatto, cioè a parte quei piccoli interventi, in effetti, cioè fino a poco tempo sì. fa la radio, come dicevamo prima, era una tantum, cioè vado in onda e poi chi ha sentito, chi non ha sentito non lo potrà risentire. Esatto. E invece il podcast, come dicevi giustamente tu Alessandra, è l'evoluzione, insomma, della radio. Sicuramente l'evoluzione, quindi da una parte certo c'è la nostalgia della radio, perché un po' tutto ci fa nostalgia la Polaroid quando la vediamo, sì. diciamo Madonna che bella, però e adesso abbiamo il buchetto così della fotocamera, basta, quella è la nostra fotocamera. Figuriamoci la radio era anche bella da vedere. Io mi immagino proprio le radio che, con le manopole, sì. Esatto, la radio con le manopole, bella. Ma pensare che cioè, le radio prima dell'avvento della televisione erano il punto di ritrovo di una famiglia, banalmente, cioè ci si trovava davanti alla radio per ascoltare il programma serale. Assolutamente verissimo. E, cioè, che poi si è evoluto nella televisione, chiaramente, eccetera, eccetera. Però. Scommetto che in tutte le cucine una radio c'era. Io da bambina ce l'avevo, sì. La mattina i miei genitori accendevano la radio. A me in una stanza dove si riunivano mamma e papà per parlare, perché noi avevamo una stanza dove c'era, vi giuro, solo... Il simposio, praticamente. Bravissimo. questa la so perché retaggi culturali del classico. E, c'era un divano solo
e poi una mensola. E c'era la radio, c'era solo quello, per cui si mettevano lì a parlare, di solito quando mi dovevano fare i cosiddetti, non si può dire, i rimproveri. Sì. Le critiche costruttive. Le critiche costruttive. E mi ricordo questa radio che loro accendevano ed ho un ricordo bellissimo perché... Attenuava le critiche costruttive, no. No, quando non c'erano critiche, costruttive non c'era radio. Non c'era radio. Neanche televisione. Non era il momento. La radio spariva e c'erano altri tipi di suoni. Spazio all'immaginazione. e quando... ho un ricordo bellissimo che ci tengo a dire. Passò in radio una canzone e io e papà prendemmo le mollette... c'erano delle mollette perché c'era il balcone di fronte, e ci mettiamo a cantare questa canzone insieme con mamma seduta sul divano e nient'altro. Non c'era televisione, non c'era cellulare, non c'era telefono fisso, c'era solo il divano e la radio e due mollette. Ed è stato un momento che io ricordo ancora adesso. Io da bambina ricordo che la radio che avevamo in cucina era di quelle piccole, insomma di quelle anche portatili, no? E però aveva anche il mangiacassette, che non so se voi avete avuto la fortuna di incontrare. Fino al mangiacassette arrivo pure io, forse. Ecco, allora, il mangiacassette proprio... mi ricordo che prima di andare a scuola, mamma, se non c'era musica insomma che ci piaceva, metteva la cassetta dentro la radio, e di solito erano delle cassette magari di cartoni animati con le canzoni che conoscevamo, eccetera, eccetera, e mi ricordo che ogni tanto andavo lì e la giravo, perché alla fine diceva adesso gira al lato B, e giravo la cassetta per ascoltarla la mattina. Eh sì, siamo un po' nostalgici della radio, certo. Lo siamo, però... sono anche molto contenta di stare sull'uscio della porta per dire benvenuto a questo podcast. Noi i podcast anche noi li abbiamo fatti. Fino adesso siamo campati di podcast. Seguiteci su Spotify, Instagram per rimanere aggiornati. E lì abbiamo visto anche che gli ascolti ci sono, perché affrontare certe tematiche in spazi comuni e magari prendere posizione di fronte a tante persone, soprattutto quelle posizioni che sono nella minoranza, per cui dire no, io non la penso così, ma credo che, e questo ci vuole un po' di coraggio a dirlo, sì, davanti a molti, soprattutto per un ragazzo un po' insicuro o che semplicemente non vuole fare comizi, il podcast è la via risolutiva. Perché diciamoci, alla fine il podcast c'è. Nascondersi sembra una parola brutta, però è un punto di sicurezza, no? Cioè... assolutamente sì, è il porto sicuro, è il nostro porto sicuro, e va oltre alle etichette, perché io scelgo di sentirlo, cioè non è che mi capita come la storia su Instagram, per cui io scorro su cerca, vedi come sono molto più efferata su Instagram, per cui io scorro cerca, mi capita e dico e inizio a dire ma guarda questo, ma guarda questa. No, il podcast io vado e intenzionalmente scelgo di sentire quel podcast, sì, e questo dà anche un grande riscontro a chi l'ha fatto il podcast, perché dice otto, questo è venuto a sentir proprio me. E poi non avendo il supporto visivo, manca proprio, cioè come dici tu in un certo senso, diciamo la critica costruttiva sull'aspetto, ecco, no? Nel senso, non, esatto, ho l'aspetto che tedia da un certo punto di vista, che cambia la percezione dell'ascoltatore. L'ascoltatore ascolta quello che ho da dire, quello che penso, quello che dico, e quindi automaticamente non mi giudica per quello che sembro. Sì. A un occhio esterno non mi giudica, diciamo, dalla copertina, ma mi giudica per quello che sto dicendo, per quello che sto raccontando. Che poi oggi, dai, diciamo, c'è forse un pochino di copertine, ce ne sono, diamo un po' di importanza alle copertine. Sì, 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 certo, assolutamente, però è bello, ritornando che ci ai nostri social, per esempio. Sì, però è bello che ci sia magari anche appunto un porto sicuro, comunque un social, tra virgolette, diverso, che non si fonda semplicemente sull'apparenza, ma che è un po' più profondo da un certo, sì, punto di vista. Sì, sì, che dà importanza al contenuto, esatto, nemmeno tanto al suono, perché non bisogna avere chissà quale voce per non fare un podcast. Non bisogna essere Luca Ward, diciamo. Esatto, non bisogna... avere edizione, non bisogna... A meno avere... che non ci ascolti tu. No, io ascolto
soprattutto i tuoi di podcast quando li farai. Adesso mettiamo un po' di pressione, adesso mettiamo un po' di pressione. Questo non me l'aspettavo, sono senza parole. No, non è vero, non è vero. E quindi ammiro tantissimo il podcast, questa nuova forma, e sottolineo nuova, perché io ho chiamato i miei quando è uscito il mio primo podcast, ho detto, oh, papà, guarda, ho fatto il mio primo podcast. E lui mi ha risposto, hai preso un po' di che? Mi ha detto così. E qui è proprio segno evidente di quanta differenza ci sia. Cioè, differenza tra noi due che ci portiamo 4 anni, figurati, tra me e mio padre. Certo, è giusto, 25, è normalissimo, si cambia, si dice cambio generazionale. Per un motivo. Per un motivo, infatti. E il fatto che i miei si siano approcciati grazie a me a questo mondo del podcast mi fa capire che in soli 20 anni, perché abbiamo detto è del 2000-2001, e anche loro adesso non possiamo citare i programmi, ma anche loro adesso si sono messi ad ascoltare alcuni programmi chiaramente diversi dai miei, ma si stanno avvicinando anche loro a quel mondo. Sì, ma in generale comunque noi abbiamo visto una corsa del tempo sempre più veloce, cioè se pensiamo che gli smartphone hanno iniziato a diventare importanti, cosa neanche 15 anni fa, cioè tutti hanno avuto uno smartphone intorno al 2009-2010, quindi cioè, parliamo di una tecnologia relativamente nuova che evolve velocissimamente. Ricordo che ci parlò di questa cosa il professore di storia contemporanea all'Unimore, al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, si chiama Gianni Labella, mm-hmm. il professor Labella, e lui ci parlò proprio del fatto che in epoca contemporanea le cose corrono molto più velocemente, cioè se pensiamo che l'epoca contemporanea inizia dalla seconda rivoluzione industriale, direi, perché lì finisce l'epoca moderna, cioè dal 1860 e rotti ad ora sono cambiate tantissime cose anche nell'arco solo di, cioè ogni decade ha una cosa diversa. Cioè... Ed è giusto così. Davide, tu conoscevi il podcast e il podcasting prima di entrare in radio? Sì, qualcosina abbiamo fatto al liceo. E cosa sentivi? Cosa sentivi di podcast? Allora, in verità sentivo i podcast della mia radio liceale. Che è, cioè... Ancora una volta radio. Mi piace. Mi piace. Della nostra radio liceale, però... Cioè, prima di allora non conoscevo niente. Cioè, di podcast proprio, non sapevo neanche cosa fossero. Di fatto. Mi piace perché quando si parla di radio tu sembri il papà di Timmy Turner dei due fantagenitori, tipo Dinkleberg. Sì, sì. Lei dice la radio. Infatti è la radio. E infatti. E io in realtà di programmi podcast mi sento proprio diversi. Non riesco ancora a trovare il canale preferito. Ma guarda, io in realtà sui podcast sono poco ferrata, nel senso so cosa sono, eccetera, però non ne ho quasi mai ascoltati. Però ricordo che lessi un libro qualche anno fa, era un romanzo, rosa, insomma, non era proprio sui podcast o altro, però l'autrice si chiama Chiara Venturelli, mi pare, e lei scrisse questo libro, si chiama Onde di Velluto, perché il protagonista, uno dei due protagonisti, mm-hmm. faceva un podcast e leggeva storie mandate dagli utenti, e insomma gli utenti scrivevano storie, piccoli racconti, e lui li raccontava in questi podcast che poi metteva online, così. Che poi diciamolo, in realtà il podcast è appunto un po' ha raccolto quella che è l'eredità della radio, perché io ho i ricordi di mia zia che ormai insomma ha 70 anni, e lei mi raccontava di come prima, appunto mi riallaccio a quello che avete detto prima voi, come la radio fosse il momento, anzi la fonte attraverso la quale poter imparare, poter apprendere, poter condividere, stare insieme, cioè un vero e proprio momento di convivialità. E lei mi racconta che probabilmente, cioè, questi racconti risalgono agli anni 60, in radio, e questo ce l'ha detto anche nonno Ovidio prima, ricordiamolo, il grandissimo nonno che con il quiz televisivo, ha sbalordito tutti, prima si raccontavano i romanzi, in radio c'erano appunto dei programmi dedicati, e mia zia ha ascoltato così per la prima volta
i fratelli Karamazov, i Promessi Sposi. Quindi era un modo alternativo e i podcast lo fanno ancora adesso. Quindi abbiamo raccolto con il podcasting appunto l'eredità della radio. Assolutamente. E in parte sì. Anche della televisione, se pensiamo che poi ai primi tempi della televisione addirittura si istruivano le persone attraverso dei programmi televisivi. Esatto. Cioè, sì. I primi maestri in televisione che aiutavano chi non sapeva scrivere a imparare, insomma. Quindi sì. Bello. Beh, ragazzi, abbiamo fatto una bella discussione. Io sono soddisfattissima. Molto, assolutamente. Abbiamo snocciolato e sviscerato ogni punto dei temi che abbiamo toccato. E, io prima mi vedevo in videocamera, adesso la regia ha deciso di togliermi. La regia non... mi dice no, sei brutta e quindi va bene così. Va niente. Bene. Non ci devi di risposta. Adesso facciamo un attimino pausa, ma giusto qualche minutino, poi riprendiamo con il prime time. con il prime time. Alla radio. Con il prime time allo spazio F. Qui da Radio FSC è tutto, ci vediamo tra poco. Ed eccoci qui, siamo tornati qui a Spazio F, noi siamo della Radio FSC, sono Alessandra e sto con Giulia, Davide e vi auguriamo di nuovo buonasera. Abbiamo fatto pausa in realtà di qualche minutino e abbiamo inviato sempre in diretta streaming su YouTube parte dell'intervista a Donerio Castellucci, vescovo di Modena e Nonantola, da parte del nostro direttore della radio, Matteo Cappa. E giustamente adesso dobbiamo riprendere le fila. Non distraiamoci. Stavamo parlando di rapporto con la tecnologia, quindi abbiamo parlato della nuova forma del podcast, di nuova forma di comunicazione del podcast, che ormai è sempre più diffuso perché anche il ragazzo che magari è un po' più timido ma ha necessità e bisogno di esprimersi può farlo nel suo angolino da casa da protagonista e anche per imparare o parlare di quei temi che un po' scomodi forse. Bravissimo Davide, che mi piace quando ci completiamo, un po' scomodi che però in podcast escono bene. Sì, assolutamente. No, Giulia, tipo temi un po' difficili da discutere, soprattutto in spazi comuni. Sì, ma sì, nel senso, io come dicevo anche prima di questa pausa, ho notato che le nuove generazioni sono molto più propense appunto sì. a parlare di temi un po' più scomodi, un po' che sono sempre stati di nicchia per le generazioni precedenti. E quindi è interessante vedere come appunto questo loro essere propensi a parlare di cose nuove porta nuove discussioni, nuove non tanto scoperte, però le persone a riconoscere in se stessi anche dei temi che prima, dei quali prima magari non si parlava, ecco. E tra l'altro a Unimore abbiamo avuto questa settimana le Quality Week, è il primo anno che la organizzano, e abbiamo parlato appunto di temi sociali, diciamo, abbastanza importanti, che possono essere l'orientamento sessuale, la disabilità. Temi, quando parlavo di temi un po' scomodi, un po' difficili, Questi sono tra i temi un po' scomodi. Esatto, insomma. Io ero nel gruppo dell'identità di genere in questo caso. Ah, quindi c'era questa, aspetta, capiamo bene, c'era questo festival, le Quality Week, sì, in contemporanea al Modena Smart Life. Cioè, non era proprio un festival, diciamo, era una cosa che è stata fatta per gli studenti, okay. per avere un dialogo tra studenti di tutte le facoltà, okay, di tutti okay. i corsi di laurea. E abbiamo potuto, diciamo, partecipare a lezioni, a insomma, interventi di varie persone a seconda del gruppo in cui eravamo stati smistati. Sì. Insomma, io ero nel gruppo appunto dell'identità di genere, che è una cosa che sento molto vicina. E in generale anche delle diseguaglianze di genere, perché in quanto donna io mi riconosco nel genere femminile. E io chiaramente ho avuto esperienza di discriminazioni di genere, insomma, come penso la maggior parte delle ragazze in realtà, che però in realtà è bello estendere in generale, cioè ci sono stereotipi di genere, in realtà
sull'uno e sull'altro, nel senso noi... Eh sì, e questo potremmo dire quasi che è oggettivo. E allora la domanda che io rivolgo ad entrambi è: ci sono stereotipi di genere? Sì, è un argomento delicato e potremmo parlarne a lungo, ma ci sono gli stessi stereotipi anche applicati ad un mondo digitale, ad un mondo, potremmo definirlo robotico? Mm-hmm. Sì, cioè assolutamente, ma in robotica in generale, nelle diciamo discipline scientifico-matematiche, sì, nel senso che tuttora, ne parlavamo proprio durante queste Quality Week, le donne sono molto meno presenti in ambiti scientifico-matematici, perché vengono instradate nella vita più in ambiti umanistici. Questo cioè, normalmente, senza neanche pensarci, però a scuola vengono instradate a fare lingue piuttosto che fare appunto scienze, ingegneria, eccetera. Quindi la presenza delle donne nelle STEM è molto minore rispetto alla presenza degli uomini. E io ho scoperto, io sto facendo un dottorato di ricerca, questo si trova anche nella robotica, che è stranissimo. Esatto, è difficile pensare ad un robot e ad una robot che vengono discriminati. Discriminati, e invece succede. Io sono rimasta malissimo da questa cosa. Ho letto uno studio di cita Tegmark, adesso non lo pronuncerò mai bene, ma però non vogliamo essere perfetti. Esatto, noi. E di altri colleghi che hanno scritto un articolo nel 2019, hanno fatto una ricerca dove praticamente hanno dalla regia ci vogliono dalla regia dire il microfono è acceso o no? Volete no, ben benissimo, perché pensavamo voleste intervenire. Esatto. No, comunque hanno fatto questa ricerca nel 2019, dove hanno studiato il fatto che a pari presenza di robot, quindi stesso chip, stessa cioè costruzione identica, però loro li definiscono marker di genere, con marker di genere diversi, quindi la robot femmina, tra virgolette, aveva la voce femminile, magari aveva i capelli lunghi, adesso non so esattamente quali fossero i marker, mentre il robot maschio, tra virgolette, aveva una voce maschile. È stato scoperto da loro che i fruitori, quindi i partecipanti a questa ricerca, ritenevano che la robot femmina fosse più adatta a fare, non lo so, insomma, fare delle attività più simili a quelle normalmente femminili, quindi tenere dietro alle persone, curarle, eccetera, mentre il robot maschio fosse più adatto a fare lavori di fatica, per esempio. Ma il robot era lo stesso, semplicemente aveva o la voce femminile o la voce maschile. E questa è una cosa pazzesca. Sì, questa è una gran bella curiosità, possiamo dire. Davide, tu hai avuto qualche... O puoi raccontarci qualche aneddoto particolare con la robotica, con il digitale, con la tecnologia in generale? No, io piuttosto però mi stavo interrogando sul perché, cioè, siamo arrivati a questi stereotipi anche sotto l'aspetto robotico, cioè, alla fine sono dei lavori materiali, cioè, come mai siamo arrivati... Questa è una gran bella domanda. Sì, ripeto, è un argomento così tanto vasto, così tanto delicato che potremmo parlarne a lungo. E quanto più da evidenziare è il fatto che ormai la robotica sta invadendo qualsiasi campo. Certo, sì, cioè anche la nostra, prendere la nostra forma, mi dicevi il robot con i capelli, cioè da pensare è difficile innanzitutto, perché io mi immagino dei fili o dei capelli veri. Sì, cioè pensa che vengono chiamati robot umanoidi. Umanoidi. Sono simili agli esseri umani. Un termine inquietante, umanoidi. Infatti c'è stato uno studio, direi, proprio della professoressa Baron, che io ho incontrato in video chat, però insomma, che è americana, la professoressa Susan Baron, e lei proprio parlava del fatto che un robot può essere umanoide, però non può mai sfociare sul troppo umano, perché sennò dà una grande inquietudine all'essere umano. Cioè, certo, qualcuno diceva umano, troppo umano. Cioè, dopo viene fuori Io Robot con Will Smith, capito? Cioè, no, io ricordo, io un aneddoto ce l'ho, ma è limitato alle mie competenze quella tecnologia, quindi se qualcuno ci sta seguendo già da un po' sa che sono veramente tanto circoscritte. E però ce l'ho. Correvano tante lune fa, e era il Natale e io credevo ancora a Babbo Natale. Tesoro. E quindi un perché po' di non tempo esiste? Fa.
Oh no. Quando dico questa cosa, no, cioè, rimangono tutti sconvolti. Bambini, non credeteci. E i miei mi regalarono questo robot che mi portava gli oggetti. Ora, è chiaro che il peso, la misura e la grandezza di questi oggetti erano molto minimi. Cioè, mi potevano portare forse penne. Questa penna sì. E niente di più. Però stiamo parlando comunque di tanti anni fa, tanti, adesso chissà quanti anni ho, 21 anni adesso, però di un po' di anni fa parliamo, e già c'era il robot che girava con questo vassoio, se così possiamo definirlo, e con gli oggetti sopra. Questo è l'unico aneddoto che io ho in 21 anni di vita sulla ma robotica. Perché in generale, in effetti, qua in Europa forse no, ma in Italia siamo leggermente più indietro, nel senso che è ancora difficile sì. vedere tanti robot, ma se vai in Giappone, visto che ieri con Davide si parlava di Oriente, con Michela anche, al del pomeriggio, cioè in Giappone sono pieni di robot, ma anche nei ristoranti, alle reception, cioè ci sono già insomma questi dipendenti robotici da un certo punto sì, di ma vista. La domanda è se proprio il nostro mondo di oggi si sta robotizzando in qualsiasi aspetto, sotto ogni aspetto, sì. perché nonostante tutto, nonostante tutti questi robot, queste robotizzazioni, stiamo... Questo è difficile. Questo era complicato. Questo era complicato. Troppe Z. No, troppe Z, poi come la devi mettere la Z? Dolce? Dopo quale vocale apri? Perché nonostante tutte queste robotizzazioni torniamo sempre alla sembianza umana? Perché abbiamo bisogno allora sempre della voce umana, della voce femminile, se si sta insegnando, se c'è bisogno di una cosa dolce, e del lavoro maschile? Ma se c'è... infatti ti dirò, io in realtà leggendo appunto questi studi di genere sulla robotica mi interrogavo invece e altri si sono interrogati sulla stessa cosa, in particolare già nel 2013 Sullivan se lo chiedeva, leggevo qua, mi sono presa gli appunti, mi chiedo se veramente è necessario utilizzare un gender. Perché io pensavo magari abbiamo, cioè in alcuni, specialmente in alcuni lavori come l'insegnamento, dove parlavamo prima di linguaggio sì. verbale, insomma, sì. di empatia, no? Sì. Cioè delle espressioni facciali che sono importanti per dare simpatia, per dare empatia. Eppure magari certi lavori non possono essere di fatto. Eppure ti sorprenderò, ma ci sono anche i robot educativi. Cioè allora tu sei venuta troppo preparata. Questo è il reale problema. Perché noi vogliamo trovare il difetto. No, cioè, ci sono anche sì, quelli... però dico, cioè, il filo che separa, cioè, l'empatia, cioè la cosa che fa piacere, insomma, no? La conversazione sì. piacevole, alla paura, come dicevi tu, arrivare a Frankenstein è molto sottile. Sì, sì, quello sì, assolutamente, però, cioè, nel senso, questi robot che hanno marker di genere, quindi robot anche educativi, si chiamano social robot, cioè, per dire... Cioè, si chiamano social robot perché vengono aggiunte proprio queste, diciamo, delle emozioni, magari una gamma ristretta, possono essere felicità, tristezza e rabbia. Però e siamo sicuri di tutto questo inserimento di emozioni? Sì, vengono Davide è carichissimo, queste domande mi piace tantissimo. Tra l'altro sono studi che sono stati fatti anche studiando l'animazione, quindi gli studi fatti, diciamo, per altre cose, per la cinematografia in questo caso, sono stati applicati sulla robotica proprio per riuscire a riprendere quelle espressioni facciali tipiche dell'essere umano che sì. il robot non può avere. Perché quello che pensano, cioè noi ci siamo interrogati nel corso della storia, degli anni, sull'antropologia, sull'agire umano, sul linguaggio verbale e non sul teatro, per esempio. E adesso lo applichiamo ai robot. Adesso stiamo dicendo tutte queste cose possono essere riassunte in un parametro, in un robot? Sì, allora io alla domanda che hai posto, cioè il perché cerchiamo sempre la somiglianza con l'uomo, ti do questa risposta, che l'ho pensata in tutto questo tempo mentre voi parlavate, perché lì per lì non ce l'avevo e non ce l'ho manco adesso e sto continuando ad improvvisare. No, scherzo. No, e cioè il fatto che l'uomo di per sé è proprio perfetto. È perfetto nella sua totale imperfezione. Mm-hmm. Ma la sua fame è proprio intesa in senso la sua completo, ricerca verso la perfezione. Esatto, in senso completo. Lo porta quotidianamente a cercare del nuovo. E ti dico, infatti oggi gli studiosi dicono che viviamo in un antropocene, cioè in un'epoca dove l'uomo è sempre al centro, e secondo me è qua la risposta, cioè noi cerchiamo di creare la vita in un certo senso
senza dover per forza creare esseri umani, cioè è Frankenstein, è letteralmente Frankenstein, cioè noi cerchiamo di creare un qualcosa che è diverso da noi, quindi un robot, però cerchiamo di insegnargli da un certo punto di vista quello che siamo noi, no? Ed è una cosa che è sempre durata nella storia dell'uomo, è sempre successo. Abbiamo fame, e questo è vero, abbiamo fame, abbiamo tanta voglia di ricercare nuove forme, che siano robotiche, ben venga, ma vedi, alla fine devono assomigliare sempre a noi, e questo è il perché bello. Magari ne abbiamo bisogno, perché magari ne abbiamo certi bisogno... lavori, cioè, devono essere fatti più a livello più umano possibile. Ma sì, ma perché ti ho detto, probabilmente già abbiamo la risposta, cioè l'uomo già ha tutte le risposte, però continua ad essere insoddisfatto, quindi va, cerca affannosamente di creare sempre qualcosa di nuovo, modella, e lo modella lui, è quello il bello, lo modella e lo lui perfeziona. E lo perfeziona, certo, a volte magari si scotta anche, certo. Ma è il bello proprio dell'imperfezione, altrimenti sarebbe perfetto. Esatto, è proprio per questo che appunto dicevo che sono stati fatti degli studi secondo i quali, cioè, avere un robot troppo simile a noi ci inquieta, cioè è troppo anche per la percezione umana, perché non è vivo, però eppure assomiglia, quindi sì. Siamo proprio dentro comunque al Modena Smart Life, assolutamente, cioè, più dentro di così siamo proprio smart, cioè ci vedete smart, mamma siamo proprio mia. Dentro, perché il Modena Smart Life, ricordiamolo, Festival della Cultura Digitale, sono 3 giorni, ormai ne resta 1 e mezzo, perché Radio FSC continua stasera fino alle 2 in diretta streaming su YouTube, e domani sempre su YouTube dalle 10 a mezzanotte qui a Spazio F. E quindi noi parlavamo dei robot, cioè argomento clou, se non sono smart, del Modena Smart Life. E io il robot me lo vedo magari su un autobus, salgo e dico scusi, è libero? E il robot mi risponde, come mi risponderà? Domande esistenziali queste. Ci sarà, come un risponderà Siri, il robot? Come ve lo immaginate? Il robot in fila, impaziente. Cioè io mi immagino l'italiano lì che inizia... Il robot che suda quando fa caldo. Immagino... Cosa suda è quello? Cosa suda? Olio, castro, cosa suda? Immagino noi... in farmacia, perché mi è capitato proprio qualche giorno fa... C'era un robot in farmacia, non dirmelo. Di venerdì però, C'era parecchia gente, ma non c'erano robot. Ero in fila, ero la quinta, allora ho iniziato a muovere impazientemente la gamba, ma braccia conserte, fischiettare, sigaretta. Guardare, non è vero, mamma e papà, se mi state seguendo, non fumo. Scherzavo. E poi ho iniziato a stare al telefono, alla chat, va bene. Dai un'occhiata dentro, quarta persona, dentro la tua testa pensieri che qui non si possono dire, un po' sconci, ecco, questo, come ve lo immaginate un robot in fila in farmacia? Allora, se te lo metto su questo piano, dovremmo fare un robot per i tedeschi che stanno in fila, belli e carini, tutti bravi, i svedesi, questa è una chiamata ai tedeschi. Germania vi vogliamo bene, non è vero, Germania vi vogliamo bene, però è vero, il robot lì è di fare un robot del sud, un robot del nord, un macello. Poi è bello perché succede che se la persona che sta davanti a te, e può capitare quando trovi persone generose, ti vede così impaziente, può dire no, vabbè, ma se vai di fretta vai avanti tu. Il robot questo non lo percepirà mai. Beh, certo, però diciamo che i robot per ora sono ancora subalterni, nel senso non sono ancora del tutto, insomma, certo, liberi di fare quello che vogliono. Puntualizzazione necessaria. Cioè, di solito sono... Un attimo, abbiamo inserto la regia. Vorrei che i 3 speaker di stasera commentassero, argomentassero, ci facessero capire le 3 leggi della robotica di Isaac Asimov. Ecco, oh, mamma mia. Chi non conosce le 3 leggi della robotica di Isaac Asimov? Se non le conoscete, andatevele a studiare. Okay. No, noi le conosciamo. Giulia, tu vai un attimo su Google, io intrattengo gli ospiti con Davide. Quindi Davide, stavamo parlando... delle leggi della robotica di Isaac Di Isaac, ecco. È quello là.
Isaac, tutto io questo. Siccome Giulia particolarmente, Elisa. Sì, infatti, allora, la prima, ve la dico in inglese o in italiano? Perché? In inglese, andiamo in inglese. Sì, ce l'abbiamo anche qua, grazie. No, non è vero, Okay. No, cioè tu ti fidi, la regia si fida molto di me, pensa che io non sia miope, vi ringrazio. Grazie regia. Comunque, in inglese o in italiano, ditemi voi. Come la diciamo? Ma come la desideri? In italiano andrebbe benissimo. Facciamo così, facciamo no? Una cosa ancora più già smart. Già saperle sarebbe un risultato, visto che di robotica stiamo parlando, ma no? Ma sappiamo così bene che allora io la recito in inglese e tu la traduci in italiano. Va benissimo, vero? Sì, Davide, vero? Davide, certo. Davide ci vede fino a... Davide va benissimo. Allora, no, comunque un attimo solo, io qui ho il cellulare accanto, volevo leggervi il mio padre che mi manda il messaggio: come la mettiamo con la sigaretta fumata in farmacia? Quindi mi sono cacciata in un mare di guai. Ma credo che tutto non sia la sigaretta, che tu l'abbia fumata dentro la farmacia. No, quello. Perché è la farmacia quella lì all'aperto, no, quella lì. Che vuol dire? No, quello no, ero all'aperto. Però veramente era un esempio, è la sigaretta classica. Ciao papà, ciao mamma, ti vogliamo bene. Ecco, torniamo alla prima legge della robotica, allora, che leggerò io e voi commenterete. Vabbè, ecco. Prima legge della robotica: un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. Ma il Fight Club. Ma è una legge per noi o per i robot? Sedetevi che vi racconto una. Siete sedute? Siamo seduti. Allora, Isaac Asimov, grande autore, scrittore di fantascienza, ha scritto molto di robot in un tempo in cui i robot non erano ancora così presenti nell'immaginario collettivo. Vero. E per fare in modo che i robot vivessero in pace con gli esseri umani, si inventò queste tre leggi della robotica, che vanno lette in ordine. La prima, la ripetiamo: un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. 1. 2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto alla prima legge che abbiamo letto prima. Sì, sono stupende. Terza, sì, sono stupende perché sono solo tre leggi, ma comprendono tutto. La terza dice: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Il mio unico dubbio è se il robot è d'accordo con la domanda. Il robot è d'accordo perché è programmato così. La domanda è per tutti, ma specialmente per la signorina Esposito: come queste tre leggi della robotica, come dire, si applicano, ecco, alla coda in farmacia in Germania. Grazie. Ringrazio il professor Quartarone che mi mette sempre in situazioni molto semplici da gestire. E a tal parole se ne andò, tra l'altro. Grazie, grande, professore. Grazie per la soddisfazione. Poi, cioè. E a parte gli scherzi, adesso dobbiamo lasciare la linea. Dopo le tre leggi di Isaac Romano, però, no. Allora, ragazzi, qua non abbiamo capito forse il gioco. Qui siamo una squadra. Ci ha ammazzato queste robe, però questa cosa a fine serata, cioè, ci ammazza. Qui non si svelano i segreti. Se io dico che adesso dobbiamo lasciare la linea, dobbiamo lasciare la linea assolutamente. Adesso, a parte gli scherzi, chiudo con la solita frase che nessuno vuol sentire, o chi ormai mi segue la sa a memoria, chi ci segue. Lascio e lasciamo le nostre onde radio, le consegniamo all'universo, l'unica impronta che l'uomo può lasciare. È questo che ci spiega Oikos questa sera, lo spettacolo teatrale ad Ago, Modena Fabbriche Culturali. Oikos, casa, terra, l'uomo è un ospite, le piante sono le padroni, le piante ci rendono vivi. E allora su questo... come dire, su questa onda, hai capito? L'onda radio. Su questa onda vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata. Manderemo in diretta spettacolo Oikos, quindi non ce ne andremo. Ritorneremo poi con Non è mai tardi di Edoardo Buffagni. E niente, ragazzi, buona a tra serata. Poco.